Buongiorno a tutti, ultimo giorno a Sagres, stavolta non rimango, promesso, andrò verso nord, non ho ancora deciso dove perché qui in Portogallo purtroppo ci sono tantissimi divieti per i camper, quindi non sempre si può pernottare durante la notte, durante il giorno sì, ma durante la notte no. Quindi ora vedrò un attimo cosa fare. Anche oggi sono di turno di mattina, finirò per ora di pranzo e poi ripartirò. Quindi ora faccio colazione e mi metto a lavorare. A dopo! E anche questo turno ce lo siamo tolti. Sono molto felice per una cosa, è la prima volta che mi succede. Dopo tutti i problemi che ho avuto, per la prima volta, vi faccio vedere, le batterie stanno caricando con tutto acceso, cioè sono completamente autonomo e in più sto anche ricaricando le batterie. E la cosa che mi stupisce è che ho acceso anche l'inverter, perché infatti sto caricando PC, monitor con l'inverter e batterie della fotocamera. Infatti pazzesco. Però ora mangio perché appena finito ci rimettiamo di nuovo in marcia dopo 3 giorni. E siamo pronti a ripartire. Mi dispiace perché è una giornata veramente spettacolare, però stare fermo purtroppo non ci riesco. Non riesco a surfare. Questa parte di Portogallo la conosco, quindi procedo verso nord. Mi sono accorto che il frigo è vuoto, quindi ne approfittiamo anche per andare a fare spesa. Sto provando a chiamare un po' di scuole di surf nei prossimi posti per capire se riesco a fare qualcosa. Ho solo libero il pomeriggio e purtroppo fanno tutti lezione la mattina. Speriamo bene. Non rispondono. Hello, do you speak English? Yeah, I know. How many people? I'm alone and I'm free in the afternoon because in the morning I'm work. Okay, bye-bye. In a minute I will give you. Yeah, don't worry. Bye-bye. See you. Okay, see you. Sì, ce l'abbiamo fatta forse. Sono super carino. Il posto non lo conosco. È dopo Arifana. A Arifana però ci sono stato, quindi è andata. Spero bene col prezzo perché come vi ho detto sto con i soldi un po' contati. Però in realtà sono venuto qui in Portogallo per surfare. È l'unica cosa che non posso fare da altre parti perché qui ci sono le condizioni. Quindi nel limite del possibile di questo mese lo faccio. Magari prendo meno lezioni, ne prendo solo una. Comunque vi dico anche i costi perché non ve l'ho detto. Di media la lezione costa 55 euro e dura 3 ore, tutto incluso, muta e tavola. Se fai più giorni, quindi una surf week, naturalmente il prezzo si abbassa. Ora però, come vi ho detto, andiamo a fare la spesa perché ho il frigo completamente vuoto. Come vedete oggi è giornata pazzesca. Infatti se arrivo presto mi vado anche ad allenare. Il posto dove andiamo a fare la spesa è questo qui. Si chiama Intermarché, è praticamente a fianco dove ieri abbiamo ricaricato l'acqua. Ora trovo un parcheggio e andiamo. Per colpa di Massimo è zozzissimo il vano, guardate che schifo. Colpa perché mi ha portato in quel posto, però in realtà le foto sono venute pazzesche. Anzi, credo siano pronte perché mi ha appena mandato un link. Mi ha anche risposto quel ragazzo, il prezzo è buonissimo. Mi fa 40 al giorno, se ne prendo 5 sono 160. Qui a Sagresco 155 ne fai 3, quindi ottimo. Credo che ci metteremo un po', il navigatore mi dice 1 ora e 40, spero che la posizione sia giusta, però anche Maps mi dava quella lì. E salutiamo Sagres. Mi mancherà questo posto, veramente pazzesco. Mi sarebbe piaciuto surfare un po' di più, però purtroppo con il lavoro è così. Ora vi lascio un po' di strada, ci vediamo a destinazione, a dopo.
Ed eccoci arrivati. Il posto sembra veramente carino. Sempre tramite Parco Fortnite sto cercando di capire se c'è un parcheggio per van, però di solito si trova sempre. Poi non è una grande città, quindi secondo me riesco a trovarlo. E eccoci arrivati. Il posto non è un granché. È praticamente un parcheggio sterrato enorme. C'era un posto fighissimo, ma è vietato ai camper da poco. Purtroppo, come vi ho già detto, qui in Portogallo stanno vietando tantissimo i parcheggi ai camper e ai van. Dato che comunque farò in teoria parecchio surf qui, mi sono trovato un buon posto. Non ho voglia di fare niente, ma credo che mi farò una passeggiata, perché oggi sono stato tutto il giorno seduto. Ci ho ripensato, niente giro in paese, però faccio un po' di yoga e mi alleno un pochino, perché mi fa tanto male la schiena e quando è così è perché sto troppo tempo seduto. E in questi giorni poi la pigrizia un pochino sale, è meglio di no, perché se mi fermo è peggio. Mettermi in impegno e fare yoga tutti i giorni, perché sennò finisco male. Allenamento finito. In alcuni momenti non mi va per niente di allenarmi, proprio quando lo faccio capisco che ho fatto bene, anche perché sennò finisco per stare magari uno o due giorni completamente nel van senza uscire. E già ieri non ho fatto tantissima attività, oggi non mi sono proprio mosso e non va bene. E ora chiudiamo. Comunque ad oggi la cosa peggiore del vivere in van è non potersi fare ad esempio la doccia tutti i giorni, perché non è l'acqua, ti la devo fare ogni due giorni. Ad esempio ora sarei andato a correre e poi mi sarei fatto la doccia, però ad esempio penso che se mi faccio la doccia oggi, domani sera farò surf, me la dovrò fare nuovamente e l'ho sprecata. Questa è l'unica cosa, devi stare molto molto attento alle risorse che hai: elettricità e acqua. Però in qualche maniera questa cosa ti insegna a vivere veramente, perché noi siamo abituati che a casa apri l'acqua, ti puoi fare due o tre volte la doccia, e invece qui non è così. È un po' una sopravvivenza. Sto chiudendo dentro. Ora purtroppo devo fare anche tutta la parte social, mettere video su Instagram, scrivere un po' di post, quindi ne approfitto per farlo ora. E intanto capisco cosa mangiare per cena, che sono abbastanza curioso di sapere cosa mangerò oggi. Ora, come vi ho detto, mi metto un pochino a lavorare sulla parte social, che anche quella è molto importante. Mi sono anche arrivate le foto di Massimo, quindi me le voglio vedere bene e cominciare a pubblicare qualcuno. Riguardo alle foto, che dato che qualcuno me l'ha chiesto, per vederle dovete andare su Instagram, quindi vi lascio sempre il link in descrizione. Oltre a vedere le foto potrete seguirmi giorno per giorno, perché naturalmente le cose che metto su Instagram non le posso mettere su YouTube. E soprattutto i video su YouTube sono sempre in ritardo. Quando voi vedrete questo video io naturalmente non sarò più qui, perché li edito giorno per giorno. E ora mi metto al lavoro. Sorrido perché oggi pomeriggio ho messo il video sul Portogallo, quello dove spiego tutti i problemi che ho avuto e anche sulla memory. E stavo leggendo i tantissimi commenti che mi lasciate, e soprattutto che siete tutti curiosi di scoprire che fine hanno fatto le patate. Non le ho ancora trovate, però il cavetto del rasoio l'ho trovato. Come ho già detto in quel video, penso la cosa più bella è vedere i vostri commenti. Mi fa veramente tanto piacere, infatti come vedete rispondo a tutti quanti, per quanto ci vuole un sacco di tempo. Infatti ho fatto le 9. Ora, visto che vi piace anche tanto capire come funziona la giornata, capiamo insieme che cosa mi mangio, perché non ne ho idea. Vorrei fare qualcosa di veloce, più che altro perché sono le 9 e vorrei andare a dormire fra almeno un'oretta. Vediamo un attimo che c'è nel frigo. Avrei voluto farmi la carne con le patate, quelle che ho comprato, però forse ci vuole un po' troppo tempo e oggi non è il caso. Magari lo faccio domani, che post surf fa più piacere. Vediamo che c'è nel frigo. C'è un po' di casino, c'è neanche tanto, però non ho molta scelta. Sicuramente scongelerò... Ah, non vi ho fatto vedere il congelatore. Questo è il congelatore. Credo che per domani scongelerò un po' di pesce. Però per oggi mi faccio nuovamente il pollo, perché è la cosa più veloce che ho. Credo di sì. E alla fine farò le verdure grigliate e il pollo. Ci accontentiamo.
purtroppo non sono bravo a cucinare, quindi mi adatto. Infatti quando tornerò a Roma o comunque ne avrò la possibilità in viaggio, voglio fare un corso di cucina, perché se no mangio sempre le stesse cose, dopo un po' diventa noioso. Una cosa strana è che mi capita praticamente sempre negli ultimi 5 mesi è che io non so che giorno è oggi. Cioè non so né il numero e né che giorno della settimana è. Questo perché a me non interessa che giorno è, dato che io vivo in funzione del lavoro e del viaggio. Cioè che ad esempio a me interessa che oggi faccio mattina e che domani faccio mattina, ma a me che oggi è giovedì o è domenica non cambia niente. Infatti questa cosa è un po' strana, perché quando è stata la settimana scorsa sono andato in un posto e mi dice guarda che oggi è domenica, è chiuso, e dico oh, hai ragione, però non ci avevo pensato che era domenica. Questa è un'altra cosa strana che mi fa quando viaggio, perché comunque io non ho dei ritmi regolari. Cena pronta. Purtroppo non è molto bello da vedere, anzi, come avrete notato in alcuni video, io mangio direttamente nelle pentole. Questo per il semplice fatto che non sporco un'altra cosa, altrimenti devo lavare due cose. Non perché non mi va, ma per il discorso dell'acqua. Perché così facendo, perché tra l'altro sono molto preciso e mi sono calcolato tutto, l'acqua mi riesce a durare anche una settimana. Più che altro perché qui non è sempre facile trovare l'acqua, anzi, sto avendo anche dei problemi con il rubinetto, speriamo che risolvo, perché a volte danno l'acqua sporca. E ora sembra che non mi peschi più bene la pompa. Speriamo bene, perché senza acqua sono finito, come diremmo a Roma. Comunque ora mangio e mi rilasso un po', così poi vado direttamente a letto. Anche la cena l'abbiamo fatta, stavo monitorando un po' i consumi. Quando sono arrivato era al 91. E ora sono all'82, caricando soltanto il telefono, quindi senza neanche il PC. Ho scaricato l'11% in 4 ore, in 3 ore, quindi solo di frigorifero e luci. Perché con il fatto che starò qui 5 giorni, perché in teoria i giorni di surf che farò sono 5, con la speranza che riesca a farli tutti i giorni, devo stare attento ai consumi, perché se mi si scarica la batteria non è che posso andarmene. Quindi dovrò stare attento. Purtroppo non ho sonno, domani mi alzo sempre alle 5:30, però ormai è così. Le mattine infatti sono i turni per me peggiori. Il mio turno preferito è il pomeriggio, fare solo pomeriggio. Così mi sveglio verso le 8, vado a fare yoga, meditazione, surfi, ti fa la doccia e poi comincio a lavorare. Mood perfetto. Però purtroppo non decido io, quindi va bene così. Ora mi lavo i denti e me ne vado a letto. Leggerò un pochino in modo tale che mi venga un po' di sonno. Domani facciamo il tour del bagno, dato che mi devo fare la doccia e vi piace così tanto vedere la vita in vano, vi faccio vedere com'è il bagno e come l'ho organizzato e come mi faccio la doccia, perché anche lì purtroppo c'è il trucco. Siamo arrivati alla fine anche di questa giornata e credo anche di questo video. Buonanotte.